Ragazzi, vedete cosa c'è qua davanti a me? Un pipistrello. Questo pipistrello è nonno. Ciao nonno. Non sembra esserci nonno. Cosa salve, è successo? Ma salve. Perché hai risposto mezz'ora in ritardo? A tua discolpa, giusto per... Allora, vabbè, allora stai mutato, mi raccomando. Purtroppo per questo video nonno dovrà restare mutato perché ha sia la connessione, non lo so, del pipistrello e sia la connessione del... Boh, non lo so di cosa... Ah! Vedete questa roba? Vedete questa roba? Questa è una palla! questa è una palla che è appena salita su un cavallo. Perfetto, molto interessante. Questo in realtà è Gabri, ragazzi. Praticamente Gabri, non so perché, ma ultimamente si sta... Eccoci qua. Si sta trasformando in tante cose. Adesso si è trasformato in un drago. Ma perché sta facendo sta cosa? Cioè io veramente, ragazzi, io non so che cosa abbia in mente Gabri di fare. Non ne ho la più pallida idea. Non lo so. Non chiedetemelo, veramente. È una cosa veramente inquietante. Ma praticamente lui si trasforma in queste cose ultimamente e niente, va così in giro e vola, cioè vola anche, avete visto che stava volando, ma giuro che non è l'Ender Dragon, è Gabri. Cos'è successo? Si è trasformato, ok, si è trasformato in un tizio qua, come caspita si chiama, in un coso, ciao coso. Allora, facciamo una prova, nonno. Se vuoi esprimere la tua opinione, poi dopo mutarti, puoi farlo. Se lo sopportiamo, ragazzi, tutti quanti se ne sopportiamo. La mia opinione, questa è la mia opinione. Salve. No, madonna, che tristezza. Mi dissocio, va bene. Allora, sei proprio un TikToker, vai, dica. No, allora, non so cosa dire. Cos'è? No, aspetta, cosa è diventato? È diventato un blocco, ma com'è possibile? Allora, praticamente... Tu cosa pensi di Gabri che si trasforma? Cioè, per me non è normale, per te? Ma secondo me è ubriaco, cioè non è possibile che cambi così a caso. Infatti non è possibile, cioè è fuori di testa. Sta cercando di nascondersi, cosa succede? Cosa fa? Ma cosa è successo? Ma che vola? Ragazzi, io sono sempre più scioccato da Gabri, cioè non ho altre cose da dire, cioè, ma non è una cosa normale, capite? Quella che sta facendo. Scorreggia, è vero. Comunque puoi stare mutato adesso perché è veramente terribile l'audio. Cioè io veramente, io mi spiace nonno, mi spiace, non voglio essere così cattivo con te, ma purtroppo devo. Allora praticamente, no, si è trasformato in un Wither. Speriamo che non... Cosa sta facendo? Sta aprendo le mie chest. Questa è proprio privacy. Cioè non ha il minimo della privacy. Ragazzi, c'è una cosa veramente terribile quella che sta facendo Gabri. Mi devo spostare un attimo perché voi vedete una zona che non mi piace che vedete. Allora, Gabri, sei terribile. Se stai guardando questo video, sei stato terribile. Qualsiasi, anche se sei controllato, non mi interessa. Sta andando. Allora, poi io so, fra l'altro, che lui ha anche un'isola segreta. Che praticamente ultimamente ci sta andando. Infatti, ma non è che ci sta sentendo, ragazzi. Scusate un attimo, lo sposto. Aspetta un attimo. Ok, aspetta. Ciao, Gabri. Dennis. Ciao. Cosa stai facendo? Dimmi un po'. Niente, sono nel villaggio. Ok, nonno è andato un attimo in bagno, sì. Capisco. Mi sa che va a cose urgenti da fare, non so cosa vuole fare in me. Però praticamente... Povero nonno. Insomma, cioè, nel senso, capito. Però praticamente tu, cioè nel senso stiamo andando a visitare la mansion, tu invece cosa stai facendo? Sì. Niente, sono nel villaggio che sto sistemando un po' casa mia come al solito. Ok. La sto rendendo sempre più bella. Ok, perfetto. Quindi se io ti dicessi che praticamente... Niente. Che è successo? Niente, praticamente c'è stato un Vindicator che mi è andato addosso. Porca miseria, mi sono spaventato. Sì, perché praticamente mi stava uccidendo. È stato terribile sta roba, veramente. Mi spiace molto per averti spaventato. La sensazione. Sì, anche perché poi quelli là sono molto difficili da sopportare, insomma. Lo so. Esatto. Ma senti un po'. Dimmi. Nonno, praticamente prima si è trasformato in uno scoiattolo. Su Minecraft, dico ovviamente, per carità. Ah, sì. Vabbè, sì. Beh, cioè, tanto sicuro non era la realtà. E praticamente. Stava scoiattolando un po' in giro, no? Sai come fanno un po' gli scoiattoli? Sì. Fanno spi, papà, papà, papà. Cose strane un po' fanno gli scoiattoli. E praticamente mi chiedevo se te fosse mai successo, perché allora è un problema. No, a me non è mai successo. Come no? No, non mi è mai successo.
Ok, perfetto, quindi mi state dicendo, cioè mi stai dicendo, Gabri, scusa un attimo, mi sono leggermente distratto perché stavo leggermente pensando fra me e me, quindi mi stai dicendo che non è mai successo, giusto? Esatto, esatto, non è mai successo. Ok, perfetto, quindi nemmeno adesso sei trasformato in qualcosa, giusto? No, no, non sono trasformato ora. Per carità, esatto, infatti non lo penserei mai di te, cioè io so che tu non ti, cioè, poi perché dovresti trasformarti, per dire, no? Infatti. Non sarebbe una cosa normale, no? Adesso non serve, cioè non ha senso. Esattamente, cioè, sì, esatto, non ha il minimo senso, certo. Vabbè, allora ci sentiamo dopo, Gabri. Va bene, a dopo, ciao. Ciao, ciao. Ok, allora allora ragazzi, nonno, puoi bloccarti un attimo e dimmi cosa ne pensi tu di questo Gabri, perché secondo me è fuori di testa. Ma io sono letteralmente scioccato. Vi traduco cosa ha detto, è letteralmente scioccato. Ti capisco, no, perfettamente. No, ma... io sono scioccato. Lo so, lo so. Vabbè, mi sa che ha la connessione un po' schifosa e non capisce nemmeno quello che dico io. Vabbè, insomma, no. Immaginavo. Vabbè, comunque, veramente, cioè, anch'io sono davvero scioccato. Cioè, non so cosa dire. Cioè, no, ha detto che non è trasformato, ma in realtà sappiamo bene che è trasformato perché... Oh, porca miseria. Scusate, qua dove... Oh, avete capito? Qua siamo nella... Cos'è? No, qua siamo in una stanza. Siamo in una stanza, capito? Tu mutati, mi raccomando, per carità. Sì, sì, adesso mi muto, addio. Addio. Soprattutto quando non parli, stai muto, cioè nel senso... devi, cioè, di la tua cosa, poi dopo ovviamente mutati. Ah, hai capito? Aspettate. No! Aiuto, raga. Mi sono tolto i blocchi, spero che non se ne sia accorto, porca miseria. Ma c'è un pazzo. Cos'è che hai detto? Scusa un attimo, non ho capito. Io sei pazzo. Cioè, ti poteva vedere. Ah, sì, sono pazzo, certo. Secondo me lui parla in una lingua un po' a noi sconosciuta, ragazzi, ma fate finta niente. Qua c'è un cartello, però, zona segreta di Gabri, non entrare, c'è scritto. Con le faccine, ma perché dice... Cioè, a parte che se uno dice di non entrare, ovviamente entra. Cioè, nel senso, è un po' da stupidi. Secondo me è un maniaco. No, ma... Scusami. Cioè, questa diffamazione, comunque. No, questa cosa assolutamente non si può dire. Assolutamente no, questa cosa siamo su YouTube, ti ricordo, Non si può dire questa cosa, no. Ho capito che hai 80 anni e hai questi pensieri, ma no. Per carità divina, ok, mai più questa cosa. Allora, ok, quindi dicevamo, caro, scusami, mi devo rifare le orecchie un attimo. Ciao Gabri, ok, eccoti qua. Allora, praticamente, praticamente, caro Gabri. Dimmi. Nonno mi ha appena detto una cosa terribile, una cosa veramente... Io, guarda, mi auguro che tu non lo senta proprio, ma una cosa veramente terribile, cioè... mamma mia, proprio... Ma no, ragazzi, cioè, mi devo lavare le orecchie. Cioè, fate finta di non aver... Cioè, se avete... Io non so se ho lasciato questa parte, perché è veramente grave ciò che ha detto... Perché? Oddio, ho paura di cosa ha detto. Vabbè, infatti non so, vabbè. Comunque, vedremo se le lascerò, spero... Guardate, non lo so, non mi pongo la domanda. Nel caso vi chiedo scusa per il fatto che ho mutato quella parte dell'audio, ma siccome ho dovuto... Allora, quindi, Gabri, scusa, ho dovuto avere il tuo potere tranquillizzante perché ho sentito una cosa veramente terribile. Inoltre, oddio, ho paura di cosa ha detto nonno. Veramente una cosa veramente terribile che non auguro a nessuno di sentire. Inoltre, vorrei sapere un attimo come procede la situazione. Va bene, procede bene. Tutto ok, non è che ti sei trasformato, perché potrebbe essere, sai, come l'influenza del dio lama o di quello che caspita è. No. Ok, quindi mi dici di no, giusto? Esatto. Perché sei muto, scusami, cioè parli poco, perché mi sembra un po' strano. No, sto parlando normale. Mi sembra, secondo me sei un po' addormentato. No, non sono addormentato. Ho capito, vabbè, come vuoi tu. Allora, niente, Gabri, ci sentiamo. Va bene. A dopo. Ok, ciao, a dopo. Ciao. Ok, ragazzi, devo dire solamente ultime parole. Praticamente, primo è fuori di testa perché si vede, perché si è trasformato in una... cosa, stand, come cazzo si chiama? Vabbè, avete capito, no? In una... Lo vedete... Non smutarti mai più, nonno, hai fatto un suono terribile. Io veramente mi dispiace molto, piange il mio povero cuore, perché non posso lasciarti parlare, ma purtroppo veramente, cioè, ci sono suoni veramente terribili. A volte puoi parlare perché noi tunisini sopportiamo, ma... sono suoni demoniaci.
Sì, demoniaci e pure a metà, fra l'altro, non solo demoniaci. Demoniaci, ma pure a metà, cioè ancora più terribile, capito? Cioè, cos'è veramente, che non sanno né in cielo né in terra, ragazzoni, ragazzuoli. Vabbè, comunque, Gabri è completamente fuori testa, avete visto che prima non ha detto niente. Oh, ragazzi, cioè nel senso, non ha detto, no, veramente anch'io mi sto disguisando, no, perché sapete che c'è il plugin, anche noi siamo trasformati in pipistrello, perché si può fare questa cosa. Lui ha detto, no, non mi sto trasformando. Si vede che è proprio una cosa che dice lui, cioè che nel senso che... poi cosa sta facendo adesso? Perché sta facendo questa cosa? No, niente. Ho sinceramente paura. Cioè io vi confesso che stavo per concludere il video qua, ma adesso non ne sono più tanto sicuro. Perché sta facendo questa cosa, domanda? Io non so cosa sia sta roba. Cosa? È una gabbia. Ma per cosa? Cioè, come mai? Perché? Cioè... presente quello che ti ho detto prima. Con questo li trasformo. No. Cioè, per l'amor del cielo, no, per carità, ha di nuovo detto quella cosa che ha detto prima. E praticamente sa che non si, cioè, io sono scioccato da nonno, comunque. Cioè, io non mi aspettavo che nonno fosse così pervertito. Cioè, veramente, casa provvisoria per due... Allora, adesso lo spostiamo. Gabri. Allora, Gabri. Primo, noi ti stiamo spiando da mezz'ora e tu ti sei trasformato tutto questo tempo. Ah, come? Adesso mi spieghi, primo, cosa stavi facendo. Secondo, come osi prendermi per il sedere. Ma no, visto che non avevi una casa. È usato farmi questa cavolata, per non dire qualcos'altro, Ma sei questi pipistrelli, poi? No, siamo gli angeli volanti. Ah, capisco. Ma volevo farti una specie di regalo. Ti sembra un regalo questo, per caso? Scusa. Tre blocchi di carbone e altri tre di legno. No, non è carbone, è blackstone. Ancora peggio, cioè tu mi stai dando i materiali dell'inferno, mi stai dicendo che sono infernale, schifoso! No! Giustifica immediatamente! No, non si può... Era un regalo. Un regalo così? Allora, piuttosto che fare questi regali di c***a, non li fare. No. Te l'ho detta. No, questa, io non accetto assolutamente le persone che dicono conta il gesto. Vabbè, è vero, nella... sì, conta il gesto. Ma nonno quest'ape. Ma ho capito, scusa, ma se qualcuno ti regala un sacco di... Allora tu. No. No, porca miseria, no, non devo dirlo. Tu, no, però, infatti. Cosa fai? Lo accetti e dici, ah, che bello, me lo tengo proprio in casa, grazie mille del gesto. E beh, può essere. Allora, guarda, la prossima volta ti regalerò quello. Prendo il mio cane e faccio... Vabbè, mi faccio fare cose, però... Vabbè. No! Poi te lo sbatto in testa, però. Cosa? Che schifo! Non mi immagino nemmeno, sì, è quello che ti meriti. Non voglio immaginare. È meglio che non ti immagini, guarda. Allora, vabbè, arriva nonno, se no, come vuoi tu. Che arriva questo gabbio? No, cosa? Vabbè, allora... Gabri, io veramente sono scioccato da te. No, ma volevo farti solo un regalo. No, a parte per questa casa, ma dico perché ti sei trasformato per tutto questo. Cioè, tu ti sei reso conto che ti sei trasformato o no? Sì. Mannaggia te. Ti sei reso conto che ti sei trasformato oppure no? Me l'ha detto, in realtà. Me l'ha detto il Dio Lama. Te l'ha detto il Dio Lama, giusto? Sì, di farti degli scherzi, anche di fare questa casa. Ok, perfetto, io non voglio sapere, guarda, non voglio sapere. Non voglio sapere, brutto. Ma io ad un esempio finirei qua, perché chi vuole capire capisco cosa è appena successo. Capisca il contesto di ciò che è appena successo, perché è chiaro il contesto. Per chi, insomma, Gabi è un po' che parla col Dio Lama, insomma. No, insomma. Comunque, Gabri, mi spiace molto che... cioè, nel senso, chissà cosa ti dirà il Dio Lama. Ci sentiamo al prossimo video, Gabri. Ciao. Ciao.